quando hai una passione, soprattutto hai qualcosa in cui credi fortemente, è il senso della vita per me, no? E secondo me dovrebbe esserlo per tutti. Chiunque si arrende e non ci crede è già morto prima di morire. Anche perché il comune di Abbiategrasso mi ha dato una grande mano a darci questa location meravigliosa, ci ha aiutato per quel che riguarda tutta la struttura e niente, in occasione della, visto che siamo nel pieno della Festa Europea della Musica, mi è venuto in mente di organizzare questa cosa, di chiamare alcune band, tutte molto brave, una più brava dell'altra, e di cercare di dare vita, sempre più vita alla musica, visto che siamo in un momento veramente drammatico. Per il nostro paese l'arte, secondo me, potrebbe risollevare gli animi, ma anche le economie del paese, perché siamo sempre stati un popolo di inventori di qualsiasi forma d'arte, e nel mio piccolo e nel nostro piccolo facciamo musica, quindi la giornata è questa. La scelta delle band è stata difficile, perché ovviamente quando dici ragazzi stiamo organizzando una roba del genere, tutti vogliono provare, vogliono portare la loro arte. Però purtroppo i tempi sono quelli, le giornate sono solo di 24 ore, i comuni mettono i limiti agli orari e quindi bisogna stringere i tempi. È stata difficile e mi dispiace anche per quelli che non sono potuti esserci oggi. Niente, adesso andiamo a farci di birra e Prozac. Com'è andata? Molto bene, un po' cocchio, eh. Da questo scriveci panino con la zanzara di Abbiategrasso. La musica poi arrivava? Verso la fine arrivava. Io credo che adesso ti lascerò, vabbè, alla grande. Sì, dammi un secondo che smontiamo. Va bene. È un attimo, arriviamo. Sì, non te lo preoccupare.
credevo che ti bastava, poi non mi facevi più segno, tipo migliorare. No, no, perché alla fine proprio non usciva. Quindi, però poi alla fine, verso la fine, poi si è stata.